Chi non riesce a votare? Ravetto, Capelli, Baruffi. Ci siamo? Orenicchi, votiamo così chiudiamo la votazione. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 395, votanti 312, astenuti 83, maggioranza 157, favori 296, contrari 16, la Camera approva. Pareri all'articolo 3, onorevole relatore. I pareri sono tutti contrari. Grazie, onorevole Pini. 3.50 maestri favorevole, 3.51 maestri Artini favorevole. Grazie, il governo. Grazie Presidente, conforme al relatore di maggioranza. Grazie, allora siamo al 3.50, Andrea Maestri, parere contrario del relatore di maggioranza del governo, favorevole del relatore onorevole Artini. Mi scusi Presidente se arrivo proprio sul filo di lana, ma parlando di entrambi gli emendamenti si va a introdurre uno spunto aggiuntivo rispetto alla relazione che il governo deve fare per presentare quando trasmette le deliberazioni, che è quello di indicare quello che è nella parte di valutazione annuale l'ammontare delle spese e le previsioni di spesa, perché così almeno si abbia una valutazione ancora più ampia da parte del Parlamento che va a deliberare quelle missioni in maniera più dettagliata anche sul profilo finanziario e non solamente di mandato o di attività. Grazie. Grazie. 3.50, Andrea Maestri, parere contrario, datore governo.